oggi sul mio canale. Oggi andiamo avanti su Farming Simulator 19. Nello scorso episodio avevamo piantato degli alberi lì al fondo, se li vedete, e adesso manderemo avanti il tempo, facciamo crescere tutto e vediamo un attimo cosa fare. Allora, qua avevamo finito, quindi chiudiamo qua. Andiamo a metterlo un attimo a posto. Ah, nel frattempo mandiamo avanti il tempo, così cresce tutto. Ho sbagliato. Come si mandava? Ah, ok. Perché non va? Ok, adesso va. Perfetto, mandiamo avanti il tempo, così cresce tutto. Questo lo andiamo a posizionare al suo posto. Posizioniamolo qua, perfetto, lasciamo tutto qua, qua sta tutto bene, anche questo dobbiamo posizionarlo, vado subito, così è tutto a posto. Mettiamolo qua, dove è vuoto, così è tutto a posto. Ah, questo che pianta, vabbè, lasciamolo qua. Lì abbiamo la seminatrice, qua la mietitrebbia che non sta tanto bene qua, ma va bene per il momento. E boh, aspettiamo che passi il tempo e che cresca tutto. Ah, nel frattempo, che cresce, se, ok, scendi, possiamo andare a vedere un attimo le galline, perché diciamo che non le ho guardate da un bel po'. Andiamo subito a vedere se hanno fatto altre uova, vediamo quante uova abbiamo, perché se ne abbiamo tante andiamo a venderle. Ok, qua non ce n'è tantissime pronte, ma qualcosina c'è, quindi mettiamo tutto qua. Vai. Questo quant'è? È pieno? Questo è pieno. Vai anche tu. E questo qua? No, questo qua non è pieno. Allora, questo qua dovrebbe essere pieno. Se quello non è pieno, questo dovrebbe essere pieno. Ok, guardiamo un attimo quanto abbiamo. Abbiamo 3000 litri, 121 pezzi. No, aspettiamo ancora un po' prima di vendere. Ah, qua è mezzanotte. Controlliamo un attimo anche. I cavalli valgono adesso. Cavalli valgono. No, le mucche, i cavalli. 22.000. Beh, siamo più o meno a metà, poi possiamo venderle. Le mucche hanno prodotto 1000 litri di latte, buono, non è male. 1400, con quanto si vende il latte? Il latte, eccolo qua. Questo qua è il latte, sì. Con 2000 quasi, sì, 2000 più o meno. Molto buono. E di cosa hanno bisogno gli animali? Vabbè, qua è ancora tutto verde. Ah, adesso facciamo. Allora, l'erba la lasciamo. Allora, sul campo numero 13 abbiamo l'erba. Quel campo sarà dedicato solo all'erba, dove faremo fieno, insilato e. Boh, fieno e insilato faremo. Erba per gli animali, quindi quel terreno lì lo utilizzeremo solo per quello, perché non abbiamo più niente praticamente nel nostro silos. Perché vediamo un attimo, fieno 0, erba 68, non abbiamo niente, e anche insilato penso che non ne abbiamo più. Vediamo, sì, 30.000 di insilato. Allora, sta diventando mattina e prendiamo questo per tagliare l'erba, dovrebbe essere cresciuta. Quindi ci direzioniamo verso il campo numero 13. Prendiamo anche quel pezzo davanti. Poi dovrei passare il ranghinatore. E devo vedere se gli altri campi sono cresciuti, così metto la mietitrebbia, perché negli altri campi non mi ricordo cosa avevo piantato. Nel 14 va bene, invece nel 16. Nel 16 orzo. Quindi andiamo.
Verso le 7:30 nel gioco abbassiamo il tempo. Allora, l'erba è cresciuta, ci posizioniamo. Vai. Dispieghiamo anche quello dietro. Ah, abbassiamo il tempo. Ok, ad 1. Vediamo se è cresciuto anche di là, se non lo aumentiamo di nuovo. Anzi, andiamo ancora un po' avanti, perché vedo che non è cresciuto lì al fondo. Fino alle 10 più o meno. 11. Allora, abbassiamo anche quello davanti. Facciamolo partire. Anche quello dietro. E tagliamo l'erba. Ok, ho preso tutto. Sì, ho preso tutto, penso. Tagliamo l'erba, lo facciamo tagliare a un operaio. Nel frattempo, vediamo qua se è cresciuto. Vediamo. No, vabbè, posso guardare da qua. No, è quasi cresciuto, ma lasciamo avanti che cresca. Nel frattempo tagliamo l'erba, come ho detto. Prendiamo un trattore. Questo qua. Lo lasciamo. E prendiamo il grandinatore. Allora, questa volta facciamo fieno, poi faremo, no, questa volta facciamo erba, poi faremo fieno, ecco. Quindi il grandinatore lo prendiamo, perfetto. E andiamo a posizionarlo lì sopra. Dispieghiamolo. Faccio fare sempre a loro perché se no io faccio solo pasticci. Ok, vai. Perché ha smesso? Accenditi. Ok, è andato. Vai, operaio. Vai, uno qualsiasi. Ed è andato. Allora, prendiamo la mietitrebbia e iniziamo a portarla vicino al campo numero 16. Allora, sono arrivata, è cresciuto l'orzo e anche l'avena, come potete vedere. Manca solo un pezzettino lì, quindi lasciamo andare avanti il tempo fino a che cresce anche quel pezzettino, ma nel frattempo qua iniziamo a raccogliere. Allora, metto l'operaio, nel frattempo io preparo le altre cose. Devo solo stare attenta quando cresce anche lì. Ok, quindi io adesso prendo sto trattore qua. Vado a prendere il rimorchio, così lo metto vicino al campo numero 16. Lasciamola qua. Prendiamo questo trattore che è ancora libero e andiamo a iniziare a raccogliere l'erba. Nel frattempo, bastati, è cresciuto anche. C'è cresciuta l'avena anche lì, quindi ho abbassato il tempo così non diventa buio. Quindi andiamo a prendere da qua il cassone per raccogliere l'erba. Abbassiamo e accendiamo e iniziamo. Allora, le mucche non ne hanno neanche. Oh, più in qua. Le mucche non ne hanno neanche un po'. Quindi spero che riesco a produrne abbastanza per almeno una settimana da mangiare alle mucche. Ma come vi ho detto, questo campo sarà dedicato solo a fieno, erba e basta. Quindi andremo sempre avanti a raccoglierla. Ah, come sapete, aspettate. Facendo andare dritto avanti, ho un sacco di debito, se non sbaglio 700.000, se non sbaglio 725.000, sì. Oh, ma dove sono andata un po' storta. E cercheremo di toglierci tutto il debito il prima possibile perché è veramente tanto. Comunque qua l'erba è già cresciuta ancora un po'. Dai. Ah vabbè, comunque io adesso vado avanti, raccolgo, la porto agli animali, il silo, ascolto che avanza e poi ritorno.
voi vedete la velocità aumentata come sempre, così non mi annoio. Ho finito il campo numero 16, cioè mi manca una piccola striscia, ma pochissimo. Ho fatto solo 52.000 litri, più lì che saranno ancora 5.000 litri sul campo. È un pochino poco per quel campo lì, ma secondo me l'ho tagliata prima che sia cresciuta del tutto. Comunque adesso gli diamo da mangiare alle mucche, spero che gli basti questo. Vediamo. Dimmi di sì. Erba, no, non gli basterà mai. Staremo a vedere un attimo, perlomeno che diventi verde. La prossima volta faremo fieno. 44, non so neanche se diventa verde, ma ho quasi finito. Quant'è? 52.000. Vabbè, la prossima volta faremo fieno e poi andiamo avanti con l'erba. Le mucche richiedono tanto comunque. Però ci hanno già dato 7.000 litri di liquami e concime 5.000 e 3.000 di latte. Quindi vediamo un attimo quanto vale il concime e quanto valgono i liquami. Il concime quale sarebbe? Questo qua si può vendere 94. Ok. E i liquami sarebbero sti qua, penso. Si può vendere a 119. E il latte più o meno 2.000. Se è rimasto così. Sì, prima era no, salito anche a 2.000. Boh, comunque, dov'è? Qua mi è rimasto questa striscia, come potete vedere. Boh, lì è già cresciuto un po'. Qua sta finendo. E poi dovremo andare avanti. Comunque io il video lo concludo qua. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Inoltre lasciate come sempre un commento con scritto quello che volete che io faccio in questa serie. E boh, sotto in descrizione trovate il mio canale Twitch dove ogni tanto vado in live con Eurotruck ma anche con Farming.
Buona serata o giornata a tutti.